Ciao a tutti, rieccoci qui su Game Sailors. Oggi ci occuperemo dello stage speciale del quarto mondo di Rayman Legends. Dovremo salvare in questo caso Ursula. Eccola qui. Entriamo nella porta e dopodiché vediamo come si chiama il quadro che lo sbloccherà, il Dojo dei Ninja. Anche in questo caso, se avete già affrontato delle sfide su internet, avrete più o meno idea e conoscerete questa serie di missioni. In pratica bisogna raccogliere sempre tutte queste bolle di Loom, per passare poi al livello successivo. Qui, come vedete, ce ne sono un po', ci portano a saltare da una parte all'altra. Qui noi avremmo dovuto saltare, fare uno schianto a terra subito per poi prendere tutte le altre, però l'abbiamo pensata così stavolta. Il modo migliore però era un altro. Avreste guadagnato qualche secondo. Non che sia. Ecco qui, stavamo per combinarla grossa. Ok, vediamo un po'. Qui abbiamo perso parecchio tempo in questo stage. Per fortuna è abbastanza generoso il gioco in questa serie di raccolte. Quindi non c'è così bisogno di risparmiare tempo. Non è una gara su internet, quindi potete permettervi qualche errorino qua e là. Allora, qui abbiamo anche il vento che ci aiuta e rallenta quindi la nostra caduta. E poi ci sono tutta una serie di queste pentole da distruggere. Qui, leggermente più complesso, salta fuori comunque il primo tin. In questi stage sono sempre tre. Quindi dovrebbe essere abbastanza semplice. Anzi, è assolutamente semplicissimo individuarli. Poi può diventare un pochino più complesso, magari superare la prova stessa. Ora qui, per esempio, dobbiamo far sì che si abbassi questa sorta di altalena per permetterci poi di saltare. Qui invece siamo scatenati abbastanza. Secondo tin, quindi forse. Ah no, era già l'ultimo. Ok, ottimo, ci siamo persi uno per strada allora. Avete visto, mancavano addirittura 30 secondi prima di fallire la prova, quindi avevamo sicuramente fatto in fretta, diciamo. Coppa d'oro, un gratta fortuna e si torna quindi al menu del quarto mondo. Ursula salvata, eccola lì, che adesso si svelerà, si toglierà questo velo dal quadro. E questa è Ursula. Vista l'ambientazione da spie, ha appunto tutto un equipaggiamento particolare. Ci vediamo alla prossima con il terzo livello del quarto mondo. Ciao!